Queste sono le Li-Ning Feidian 3 Challenger, rappresentano una scarpa con piastra in fibra di carbonio e tecnologia Pebax di origine cinese, disegnate a Pechino ma realizzate in Cina. Secondo noi sono scarpe dall'ottimo rapporto qualità-prezzo che si possono trovare sul mercato europeo tramite gli e-commerce cinesi. Scarpe per chi cercasse l'avventura, ma per capirlo, come al solito, partiamo dalle specifiche. Stiamo parlando di una scarpa che nella taglia US 9 pesa 215 grammi, drop 8, 35 mm nel tallone, 27 mm nell'avampiede. Utilizza una tomaia molto sottile e traspirante, non comune sul mercato europeo perché è abbastanza plasticosa, ma soprattutto utilizza una mescola boom che di fatto è molto veloce, reattiva e offre un buon ritorno energetico, una piastra in fibra di carbonio abbastanza rigida che comunque vi consente una proiezione in avanti. Ecco le cose che ci sono piaciute, quelle che invece non abbiamo apprezzato lascio comunque la parola a Davide che ce la racconta. Full disclosure, questa scarpa è stata comprata sugli e-commerce cinesi e disponibile sul mercato europeo. L'abbiamo utilizzata per oltre 200 km. Li-Ning sta prendendo piede in Europa e quindi ci sembrava giusto provare uno dei modelli più interessanti di questo momento. Ma sono un'ottima scarpa che sicuramente si può inserire nella propria rotazione scarpe e allo stesso tempo comunque non è così indietro rispetto agli altri marchi che fanno scarpe da gara. La tomaia è molto traspirante, un po' rigidina, un po' plasticosa, però comunque traspirante e allo stesso tempo molto protettiva. Come allacciatura, i lacci sono molto fini e di tessuto, quindi il nodo si riesce a fare su molto bene. E anche la linguetta è molto leggera, traspirante e imbottita nei punti giusti, soprattutto nella parte alta a contatto con la caviglia. E con i lacci garantiscono una lacciatura molto precisa e perfetta e dove il piede sta molto stabile e non ci sono problemi di scivolamento del piede durante tutta la corsa e neanche nei cambi di direzione. Suggerisco lo stesso numero che avete. Ma questa scarpa, sia per la geometria che la struttura, sicuramente sono paragonabili alle Vaporfly di Nike, ma anche altre scarpe, secondo me, come le Sauconai Pro 4, come geometrie. L'intersuola si chiama Boom, non Zoom, ma Boom, è molto, molto reattiva. Se si guarda attentamente sembra quasi anche simile a quella di Sauconai, però comunque è molto morbida e reattiva e garantisce comunque grande stabilità, anche perché nella parte interna è leggermente più alta e va a sostenere l'arco del piede. Anche davanti comunque è molto, molto morbida, garantisce protezione e comunque reattività e vi consente di non sprofondare con il piede dentro, e anche nelle curve garantisce un'ottima stabilità. La piastra in fibra di carbonio, come si può intravedere nel buco nella zona del mesopiede, è rigida ma comunque non troppo, sicuramente abbastanza simile a tutte quelle alle altre scarpe in carbonio da gara, e garantisce molta sia stabilità che propulsione in avanti, soprattutto se correte di avampiede. Il battistrada è, secondo me, è comunque più gripposo di tanti altri marchi che fanno scarpe in fibra di carbonio. È di una plastica, secondo me, molto durevole, perché non è durissima ma non è neanche morbida, però è molto plasticosa e secondo me sull'asfalto c'è meno problemi di abrasione, quindi può garantire molti più chilometri. E inoltre nella zona del mesopiede non c'è molta mescola in vista, quindi questo garantisce che tutta la parte sotto della scarpa non si usuri dopo pochi chilometri, come avviene in tante scarpe, in scarpe da gara. Queste scarpe sicuramente sono adatte a chi magari non vuole spendere chissà quanti soldi per una scarpa da gara, ma avere comunque una scarpa che ti dia sia protezione ma allo stesso tempo reattività,
e che ti permetta comunque di andare forte, di fare allenamenti forti o migliorare i vostri personal best in gara. E magari anche chi si sta avvicinando al mondo delle scarpe in carbonio, delle scarpe da gara, senza spendere un patrimonio. È comunque una buona e un'ottima via di mezzo. Abbiamo visto che comunque con il nuovo modello è stato battuto a Siviglia il nuovo record francese di maratona, quindi sicuramente è comunque una scarpa super competitiva, ovvio, per andare forte la scarpa non è che fa miracoli, bisogna avere il motore, però sicuramente è un'ottima via di mezzo a chi si vuole approcciare a questo nuovo mondo delle scarpe super, super spinte e senza magari spendere chissà quanti soldi. Io le raccomanderei un po' per tutte le distanze, anche perché sono belle leggere, non hanno tanta mescola, ma allo stesso tempo sono protettive il giusto, quindi dalle gare più corte sui 5 km fino alla maratona secondo me vanno bene. Ritmi, come al solito, io per le scarpe in carbonio consiglio a tutti quelli che vanno sotto i 4, le consiglierei. Mentre per chi non va sotto i 4 al chilometro, al massimo se proprio le vuole usare, le consiglierei per fare i lunghi o comunque allenamenti dove bisogna stare tanto tempo sulle gambe, che quindi garantisce economia di corsa e freschezza di polpacce e di gamba. Punti negativi io non ne ho trovati tantissimi, perché comunque, come detto prima, è una scarpa molto simile agli altri competitor. Forse l'unico punto di vista è il fatto che la mescola in realtà non so quanto duri rispetto a una scarpa che comunque costa molto di più, di marchi super professionali. Per i chilometri che ci abbiamo fatto io e Massi, ha durato e comunque è ancora molto reattiva, quindi un'intersuola che comunque spinge e un battistrada comunque molto durevole, secondo me sui 300-400 km canonici di una scarpa in fibre di carbonio si possono fare, e a livello di pesi secondo me un po' per tutti i tipi di run, dai più pesanti ai più leggeri. La utilizzerei per allenamenti in pista o anche su strada, qualche variazione, fardlek o tempo run, e soprattutto la utilizzerei in gara per avere quella propulsione in più che serve durante le manifestazioni. Scrivete qua sotto quali confronti di scarpe volete che facciamo, che ho visto che stanno andando molto in voga i nostri video di confronti scarpe, che vi aiutano a scegliere quali sono le migliori e adatte alle vostre caratteristiche. Ciao a tutti! In conclusione, raccomando questa Li-Ning Challenger a chi cercasse una scarpa con piastra di fibra di carbonio non così aggressiva, ma che comunque avesse una delle mescole nobili più interessanti del mercato. Ci è sicuramente piaciuta, chiaramente esistono delle soluzioni alternative europee e quindi raccomando quelle piuttosto che prendere una scarpa cinese, però effettivamente potrebbe essere una soluzione per chi volesse avventurarsi in qualcosa di diverso. Ciao, alla prossima!